Vabbè, la notizia la conoscete tutti, buongiorno a tutti quanti voi, cioè hanno rimosso Arcuri, diciamo una vecchia battaglia della Quarta Repubblica, di questa zuppa. Noi l'abbiamo soprannominato Der Kommissar, come ho detto ieri, insomma, è inutile adesso a questo punto fare i guasconi. Oggi già ho visto una piccola breve, non mi ricordo in quale giornale, in cui diceva che avrebbero sostituito Arcuri anche da Invitalia. Io trovo cosa buona e giusta, ma il punto fondamentale è che i giornali fino a ieri erano tutti contiani, i giornali erano tutti vendevano dalle labbra di Casalino, e poi abbiamo l'effetto Roncone, cioè da quando poi questi perdono il potere vengono dileggiati come se fossero dei cazzoni. Il pezzo più bello oggi alla fine lo fa, secondo me, Magnaschi. Scusatemi, oggi sono veramente spettinato, su Italia Oggi, perché Magnaschi dice, tra le altre cose, dice: noi abbiamo sempre attaccato Arcuri per la sua incapacità di gestire le banche a rotelle, i vaccini, alle primule, insomma le cose che voi che seguite la zuppa conoscete bene. Ma Magnaschi dice una cosa che in parte, anzi, per niente dicono gli altri: la colpa principale di Arcuri è in realtà è di Conte, perché lo ha caricato di tante di quelle incombenze quasi fosse la Dea Calì. Certo è che lui le ha accettate di buon grado, non è che ha fatto è stato ritroso nei confronti di queste cose, però insomma ha ragione, come si dice, Magnaschi. Italia Oggi su questo punto di vista, secondo me, molto interessante. Da segnalare è oggi il pezzo di... Aspetta, perché era molto interessante. Eccolo qua, il pezzo della Repubblica, esempio americano, scrive Francesco Bei. Fantastico, sto parlando della Repubblica, che è il giornale che con il suo inserto il venerdì con Francesco Merlo ha fatto una specie di apoteosi di Arcuri, come tanti altri giornali, definendolo Re Arcuri. Va bene, Re Arcuri. Beh, comunque oggi è l'esempio americano, e ci spiegano che l'esempio americano è quello di aver messo a capo della logistica dei vaccini il capo dell'esercito che si occupava di logistica. Questa roba qua non è che è una roba incredibile, è quella cosa che ha fatto Trump. Ma Repubblica non solo abbandona oggi con Francesco Bei e Arcuri, che fino a ieri gli dicevano che era il re, il venerdì con Francesco Merlo, uno dei più importanti giornalisti di quel giornale, ma non solo quello, dicono che l'esempio americano però non è quello di Trump, è quello di Biden. Cioè questo generale è stato nominato da Trump, però ha funzionato solo con Biden. Cioè questo pezzo di Francesco Bei dovete prendervelo e incorniciarvelo, perché è il senso di come uno possa, come possiamo dire, guardare la realtà con la propria deformazione di specchi. Stessa cosa avviene ovviamente per il fatto, che però ha una sua coerenza, perché il fatto ha difeso Arcuri sostenendo che era il Mr. Wolf, non il Mr. Bean del governo Conte, e continua a difenderlo. Anzi, il generale che hanno nominato lo chiamano Sturmtruppen. Devo dire che è piuttosto azzeccato il titolo del Fatto Quotidiano. Un generale ai vaccini, ennesimo, e qui è interessante il punto di vista del foglio di travaglio, ennesimo smacco per PD, Movimento 5 Stelle e Speranza, che volevano mantenere il manager Arcuri. Per travaglio Arcuri era troppo efficiente, soprattutto sprovvisto di uniformi, stivaloni, mostrini e codici NATO. Insomma, questo è il punto di vista di travaglio, che considera Arcuri un grandissimo commissario. Aspettate un secondo che tolgo qua la suoneria, che mi stanno chiamando durante la diretta, non capisco perché, e quindi Travaglio continua tutto sommato con il suo punto di vista, che è quello che era il più bravo di tutti: Fubini, banche e primule cadute di un re. Il punto di vista del Corriere della Sera, ovviamente giornale e Verità, che fecero Verità con Giacomo Amadori e con tutti i suoi, ha fatto una grandissima inchiesta sulle mascherine, che se parva lì, cioè anche noi di Quarta Repubblica abbiamo contribuito a portare avanti con le interviste di Benotti, che sembrava, capito, uno sconosciuto da Arcuri, che neanche lo conoscesse, mentre si è capito benissimo che erano Pappa e Ciccia. Cacciato Arcuri, titola il giornale, Sallusti, Draghi sta smantellando il sistema Conte. Quindi il punto di vista del giornale di Berlusconi è che c'è un cambio di passo. Cacciando Arcuri c'è Speranza, ed è un bel gioco di parole di Belpietro, perché in realtà poi il tema fondamentale è che Speranza rompe le scatole, ovviamente. L'effetto Conte, il movimento 5 Stelle sbaraglia secondo i primi due sondaggi. Questo è soltanto, diciamo, il giornale di Conte, cioè il Fatto, che cita questi due sondaggi, che peraltro non ho visto anche ieri sera io.
Enrico Mentana, il Partito Democratico sarebbe stato sbaragliato dal partito di Movimento 5 Stelle, che, scusatemi, che un conto arriverebbe al 22%, comunque una quota inferiore a quella che ha preso alle ultime elezioni, ma comunque a danno del Partito Democratico. Due articoli in mezzo a questo gran baillame di cose che io vi segnalo. Uno molto bello, come sempre avviene con Walter Siti, sul Domani, uno scrittore che ogni tanto scrive sui giornali, scrive su Domani di Stefano Feltri. Oggi il massimo che si può ottenere dalla natura, con la natura, è una tregua armata. È un bellissimo ragionamento che fa sul virus che è naturale, sul comunque che riguarda la natura, e sulla natura che noi vogliamo preservare con un po' di greenwashing. Pezzo interessante e come sempre ben scritto: il massimo che si può ottenere con la natura è una tregua armata, nel senso che poi l'uomo alla fine, con questo suo antropomorfismo, pensa che noi siamo al centro di tutto, in realtà la natura è molto più forte di noi. Nicoletti sulla Stampa, il giorno in cui viene cacciato Arcuri, ricorda un piccolo dettaglio che nel nostro piccolo sul sito nicolaporro.it ricordiamo sempre, cioè i più deboli sono quelli che in questo momento, con le chiusure e col virus, stanno perdendo più di tutti. E lui mette il punto di vista di Nicoletti, sempre ben scritto sulla Stampa, uno dei pochi che riesco ancora a leggere, sui disabili. Notizia del giorno è che è stato condannato Sarkozy, 3 anni per corruzione, ma in realtà è stato condannato, come tutti i giornali raccontano, per la corruzione, per evitare che si vedesse che lui è stato finanziato dai soldi libici, e per il finanziamento del suo partito si scorda, tra il piagnucolare della famiglia acquisita, cioè Sarkozy Bruni, la Bruni, si scorda le presidenziali del 2022, secondo le analisi di tutti i giornali. Ma la cosa più interessante di Sarkozy è il pezzo di Giuliano Ferrara: la giustizia ha una pericolosa tendenza a confrontarsi con la causa dei, a confondersi con la causa dei vincitori. Io lo trovo stupenda, motivo per il quale vedrete che Arcuri, tutte le sue immunità giudiziarie, adesso che il governo gli ha dato un calcio nel sedere, se le perderà di fatto, non nella forma che rimangono, ma nella sostanza funziona così. Ferrara ha ragioni da vendere: la giustizia ha una pericolosa tendenza a confondersi con la causa dei vincitori. E poi fa forse il racconto meglio fatto dell'epopea di Sarkozy, che ricorda come in realtà gli piaceva quel Sarkozy che parlava agli studenti: quando arrivano i professori, alzatevi in piedi. Sfotte Cristian Rocca, che lavorava per Ferrara ai tempi in cui c'ero anch'io al Foglio, diceva: se Cristian Rocca da ragazzino l'avessero ad Alcomo insegnato ad alzarsi in piedi quando entravano i professori, farebbe meno lo spiritoso sulla cacciata di Arcuri, scrive Ferrara, che evidentemente ce l'ha con il calcio al morto che penso, immagino, Rocca abbia dato ieri. E poi dà una frustatina anche a Pigi Battista, per me straordinario Pigi Battista, perché a favore della guerra in Libia voluta da Sarkozy e certamente non favorevole agli assetti del Mediterraneo. Pochi ricordano che Sarkozy fu quello che faceva il sorrisino a Berlusconi, e pochi difesero Berlusconi all'epoca, non perché Berlusconi, ma perché come cazzo ti permettete di dare così il premier italiano? Anche Conte avrei difeso dei sorrisini di Sarkozy. Fu quello dei sorrisini a Sarkozy che si becca 3 anni col braccialetto elettronico. Io penso, spero che possa dimostrare la sua innocenza, ma comunque c'è tanti di quei processi che sembra abbastanza compromessa la sua attività politica nel futuro. Stasera parte Sanremo, nessuno se n'è accorto, se non i giornali, almeno meno brillante del tempo. La Truzzi dice sul Fatto Quotidiano: il festival surreale nelle città deserta. E il Foglio invece ci dice: speriamo che il festival finalmente ci faccia pensare a qualche cosa che non sia il Covid. Proprio ieri tutti i giornali, la Pausini vince, contentissima, l'idea di questa donna felice perché vince Golden Globe, danno l'idea che continuano ad esserci questi premi, ma senza la gente, senza il calore, senza la movida selvaggia, come la definiscono quei cazzoni dei nostri giornalisti. Beh, insomma, tutti questi premi lasciano un po' il tempo che trovano. Siamo qui a pensare a sti premi e basta. Nel frattempo vi segnalo sull'inutilità delle interviste governative. Oggi a parlare la Carfagna, mi sembra il Messaggero, il Corriere della Sera, che dice delle robe: il ministro del Mezzogiorno, i fondi UE, un'occasione per il lavoro femminile. Non toccherà palla su quei fondi, non ce ne fotte nulla dei fondi UE per il lavoro femminile, perché il lavoro femminile vuol dire che si lavori tutti quanti un po' di più, secondo per me una logica che dovrebbe avere un ministro del centrodestra, ma la Carfagna sta al centrodestra come io sto ai marziani. Detto questo, dopo Giovannini, la seconda intervista che leggo, gran cassa di questo governo, mi fa capire che speriamo che ci sia Draghi a fare le cose per bene, perché se stiamo a pensare ai suoi ministri, ciao core!
Vaccini, incredibile, il Foglio, l'intervista al vicepresidente Schinas della Commissione Europea che riesce a dire delle minchiate galattiche, altro che Carfagna e Giovannini. Non abbiamo fallito in Europa, 2,5 miliardi di dosi ci siamo assicurati, più del 25% della capacità globale. E sti cazzi, se non sono arrivati, ma che ce ne frega a noi? Come sempre, i burocrati europei, compresi i commissari, quello che conta sono i titoli, non l'execution, non il fatto che una cosa venga realmente fatta, come direbbe il mio amico straordinario Ruggeri. Abbiamo previsto cos'è? Abbiamo previsto, abbiamo cos'è che abbiamo evitato un incubo nazionalistico da vaccino, tant'è che tutte le nazioni che ci hanno pensato da sole, financo le europee, si stanno organizzando da soli per farsi fare i vaccini. Peraltro la Germania si è comprata 30 milioni di dosi di vaccini, che poi questo voglia dire che i paesi stiano organizzandosi bene? No, perché il vero problema è la sfida che deve passare dalla produzione, che più o meno, cioè ragione Bertolaso, come abbiamo detto ieri sera, e adesso bisogna saperli somministrare. In Italia ci sono 2000 vaccini nei magazzini, che è una cosa che ti fa venire il sangue al cervello. Nordio sul giornale ci spiega perché è necessario il passaporto vaccinale dal suo punto di vista ed è contro alle decisioni dell'autority, e in realtà racconta, non è che nessuno si rifiuta di fare per esempio la patente, quando fai la patente il certificato medico, senza certificato medico non puoi fare la patente, così come senza certificato medico non puoi neanche detenere un'arma, quindi non riesco a capire per quale motivo ci si debba imbarazzare. Ultima notizia riguarda i migranti e le navi ONG. Casarini indagato, ne parlano Facci sul Libero e ne parla il giornale, perché sostanzialmente, secondo l'accusa della procura di Ragusa, avrebbero la nave di De Magistris, come si chiama, Vendola e Fratoianni, cioè la nave gestita da Casarini e dell'ex assessore alla cultura di Venezia, poi di veneziani per fortuna che c'è Brugnano, beh, insomma, questi signori avrebbero preso dei soldi per farsi sbarcare dei clandestini 37 sulle loro navi. Allora, questa è l'ipotesi dell'accusa, ed è un'ipotesi ovviamente micidiale se così fosse, perché smonterebbe tutta quella gigantesca ipocrisia delle ONG. Oggi Casarini intervistato, leggetevelo, da Cavallaro sul Corriere della Sera, fa diciamo la vittima, ma anche con la solita arroganza che un Casarini dimostra in tutti i suoi comportamenti. Piccolo procuratore diventa procuratore di Ragusa, che si è permesso di indagare Casarini, mentre sono molto bravi quelli di Agrigento e di Roma che indagano con Salvini. Questa è la solita logica dei magistrati, no? Quelli buoni e cattivi a seconda della loro corrente, sistema Palamara, anche perché ne abbiamo parlato più volte. I magistrati nei confronti della politica di Casarini e di, scusatemi per carità, di Salvini sono sempre stati dalla parte di Casarini, e lo hanno detto pubblicamente nei loro congressi di area, non è un segreto, e quindi Casarini ha buon titolo a dire, insomma, questi magistrati sono piccoli, mentre quelli bravi sono quelli che indagano Salvini. Io direi che per oggi è tutto. Sul sito vi consiglio a leggere il pezzo di Rico che ci racconta come anche la polizia si è scocciata di fare queste multe, perché la gente non ce la fa più. Ciao.